Ciao ragazzi, bentornati sul mio podcast, sul mio canale YouTube. Oggi faccio un video che spero che crei un po' di casino. Se non lo fa, vuol dire che l'ho fatto nel modo giusto. Quindi oggi parliamo della famosa diatriba che c'è: ma lo stretching previene gli infortuni oppure no? Io vi invito a cercare qualsiasi gruppo di Facebook che non tratti questa cosa e vedere come la gente si scanna, lancia alla 300, calcia alla Sparta, ok? Va bene, cose del genere. In realtà, io vi posso dire un po' quella che è il mio punto di vista come persona che fa tanto stretching, tanto lavoro di forza, fa una buona dose di lavoro di potenza. Ma anche come allenatore che ha allenato atleti di ginnastica artistica che fanno tanto lavoro di forza, tantissimo lavoro di potenza, tantissimo lavoro di scioltezza, perché serve sicuramente. Esiste un concetto fondamentale, secondo me, che è sto dicendo base, ma ho le mani in alto, quindi lo metto qua, che è alla base di tutto, ossia il fatto che lo stretching preso come pratica a sé stante non riduce il rischio dell'infortunio, nel senso che la riduzione degli infortuni è legata al possedere una cinematica articolare corretta, quella che è definita artrocinematica. L'artrocinematica ci permette di andare a creare i giusti spazi articolari, quindi i giusti rapporti, le giuste congruenze tra i segmenti ossei, ci permette di andare a scaricare il peso nel modo corretto quando si eseguono alcuni gesti, come per esempio un overhead squat. Ci permettono di andare a esprimere forza lungo direzioni che sono ottimali. Quindi diciamo che una persona che possiede delle alterazioni acquisite dovute ad un allenamento scorretto potrebbe alterare questa cinematica articolare. Ecco che si predispone maggiormente all'infortunio. Per farlo, per andare a ridurre l'infortunio, io devo abbinare questo lavoro di stretching, quindi andare a ridurre quelle che sono le inibizioni in certi range di movimento, ad un lavoro di riequilibrio in modo da ripristinare la corretta cinematica articolare. Il lavoro di equilibrio è sempre un lavoro di potenziamento delle strutture che sono più deboli. Quindi, stretching più lavoro di riequilibrio. Questo previene gli infortuni, ok? Ci sono dei casi in cui lo stretching può aiutare a prevenire l'infortunio nell'immediato. Vi faccio un esempio. Io a un certo punto devo fare una prestazione dove devo tirare un calcio fortissimo in avanti. Se io vado a fare un po' anche di allungamento dinamico, qualcosina di statico, per la catena posteriore della gamba, che normalmente crea un'inibizione a quella che è la flessione dell'anca, io posso potenzialmente ridurre la possibilità che dietro, in funzione di un movimento estremamente veloce, si crei un elevato stiramento di tessuti in un'unità di tempo molto breve, al punto che i tessuti non ci stanno dietro e si sfilacciano. Quindi nell'immediato, ok, appena prima, lo stretching in un caso come questo potrebbe anche aiutarmi a prevenire un infortunio. Quindi, per esempio, io non sono contro lo stretching prima della prestazione sportiva, a patto che lo stretching venga utilizzato per andare a ridurre le possibili inibizioni al movimento che io devo andare ad eseguire. Quindi, logicamente, secondo me, la cosa va sicuramente sempre contestualizzata. Non esiste un'idea universale e giusta al 100% perché può variare un pochino in base al contesto, quindi io non mi schiero completamente. Sicuramente mi schiero dalla parte in generale un po' di più da quella che dice che solamente fare stretching nel caso in cui vi siano degli atleti che hanno delle
alterazioni acquisite, non può andare a prevenire l'infortunio perché non può andare a risolvere completamente il problema che c'è. Ok? Spero di avervi detto la mia e non voglio creare polemica. Ciao!